Ciao Francesco, sono Davide, sono un ragazzo appassionato di calcio che fa video su YouTube dove parla di partite della Serie A, partite di Champions League, fa i pronostici sulle partite stesse, ma oggi sono qua per un video speciale. 27 settembre 2016. Tantissimi auguri di buon compleanno, Francesco, tantissimi auguri. 40 anni non sentirli, sei ancora un ragazzino. Giochi con la Roma da 25 anni e hai la stessa passione di sempre. 25 anni con la stessa maglia, sei proprio una vera bandiera del calcio, l'ultima bandiera rimasta in Serie A e in Europa. Hai rifiutato proposte dall'estero di grandi squadre come il Real Madrid, ma anche in Italia, dal Milan o dall'Inter, però questo ha fatto capire che tu sei stato un grandissimo uomo, sei un grandissimo uomo che tiene veramente tanto alla propria maglia. Hai avuto grandi momenti in carriera, come l'esordio con Boskov nel 1993, la conquista dello scudetto nel 2001 con Capello, la vittoria ai mondiali in Germania dove tu hai segnato un rigore. Contro l'Australia agli ottavi di finale e poi hai alzato la Coppa a Berlino. Nel 2007 hai vinto la Scarpa d'Oro dopo che sei stato capocannoniere della Serie A e negli anni a venire hai ottenuto altri record individuali come il maggior numero di reti segnate con la maglia della Roma, i 200 gol in Serie A con la Roma, il secondo posto nella classifica capocannonieri della Serie A. Dietro solo a Silvio Piola. Poi il record come 300 gol con la stessa maglia, il giocatore più anziano a segnare in Champions League nel 2014, quando ha fatto un bellissimo gol contro il Manchester City di pallonetto. Insomma, hai ottenuto veramente tanto e puoi ancora dare a questa squadra. Un allenatore importante per la tua crescita è stato Zeman. Zeman, che è un grandissimo allenatore, io lo stimo tantissimo e è stato importante per te. È stato colui che ti ha fatto crescere e ti ha fatto esplodere definitivamente e tuttora spende bellissime parole nei tuoi confronti. Nella tua carriera hai segnato tantissimi bei gol. Dire qual è stato il più bello è difficile. Come non ricordare il pallonetto contro la Lazio nel derby vinto 5-1, il gol contro la Sampdoria dove sei partito da metà campo, ne hai dribblati 3 o 4, poi hai messo la palla in rete. Quando hai segnato contro l'Inter che ha recuperato palla nella loro metà campo, sei arrivato fino al limite dell'area di rigore e hai disegnato un arcobaleno che poi è finito in rete. Il tiro al volo di collo, sempre contro la Samp nel 2006, quando Marassi si è messa ad applaudire il tuo bellissimo gesto. Oppure il gol in semispaccata nel derby di 2 anni fa, dopo il quale hai fatto il famoso selfie. Oppure sempre anche il gol contro il Manchester City in Champions League 2 anni fa, che ti ha fatto entrare nella storia come il calciatore più anziano a segnare nella Champions. Insomma, hai fatto tantissimi gol, molto belli, molto importanti. Io ti faccio ancora gli auguri di buon compleanno. Io non sono un tifoso della Roma, però sono un tifoso di te, grandissimo campione. Un giorno spero di venire a Roma a vedere una partita della tua squadra, perché così potrò ancora perché così potrò conoscerti. Un abbraccio e ancora tantissimi auguri di buon compleanno, grandissimo uomo.